Ragazzi, buongiorno e benvenuti a una nuova puntata del Let's Play di Outriders. Oggi continuiamo la storia principale, siamo quasi arrivati a livello 22, ma siamo secondo me molto indietro con l'attrezzatura. Ok, è tempo di aprire questo coso. Apriamo questo Tutto cancello, qui. è pure abbastanza grosso il fatto. Che è successo? Quello che stiamo cercando è dietro a questo portale, ma non vedo meccanismi per aprirlo. Ogut, tu saprai come fai. Axe! Popolo! Ci sono altri come te? Può darsi. Che intendi Ah, dire? Ogut parla Cosa italiano. c'è là fuori? Ma per favore! Quella è la nostra speranza! Là fuori è la fine del mondo, cazzo! Che è successo al luogo oltre le tempeste? Stiamo per andare in un luogo che nessun uomo ha mai raggiunto prima. Beh, andiamo! Prima che decida di cambiare idea, cazzo! Signor Spock. Addirittura Star Trek è arrivato fino a quest'epoca. Il grande portale si è aperto grazie all'aiuto di August, rivelando un vasto deserto dinanzi a te. Laggiù da qualche parte si trova l'origine del segnale. Ma adesso dovremmo trovare solamente gente aliena. Guardate che si avvicina veloce. Ci serve un riparo, faccio strada. Seguitemi. Wow, ti viene meglio. Ah, cioè, noi facciamo strada proprio. Vabbè. A piedi. Non potevamo fare strada. Sono appena cosciente, devi tenerla idratata. Ci sto provando, ma abbiamo già poca acqua. Zaidi, sei sicuro che non camminerà più? Se riuscisse sarebbe un miracolo. Giusto per capire. Noi dove stiamo? Qua. E dobbiamo andare qua. Vi fate sempre più brutti. Ragazzi, questo è diventare troppo forti i nemici. No, no, ma questo è un boss. No, 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 questo non l'avevo visto. Non avevo visto che era un boss.
Comunque non ce la facciamo. Siamo troppo deboli. Andiamo in alto. Noi... Non ho capito dove stavamo andando prima. Ah, stavamo andando esattamente dalla strada in cui volevo andare io. Comunque siamo sicuramente troppo deboli. L'unica cosa che però mi sa che quest'arma ha una lunga portata, quindi li possiamo fare anche da lontano. Il problema è che se li facciamo da lontano là c'è il boss. Carica selvaggia. Quel fucile là, secondo me, adesso è ora che lo cambiamo. Ci stiamo avvicinando al segnale. Potrebbe trasmettere soltanto se gli effetti dell'anomalia diminuissero. No. Invece, qui le condizioni sono peggiori rispetto a qualsiasi altro posto. Magari ci stiamo avvicinando all'occhio della tempesta. È possibile, ma... Un cambio climatico così improvviso, da tropicale a desertico, soltanto l'anomalia lo può causare. E se fosse quello che sta succedendo? Ma scusate, ma questo qui, i colpi infliggono il monarchio, ma mica tenevo questo prima. Sono quasi sicuro che non ce l'avevo questa. Cerchiamo un riparo. Oh, però questa è un'oasi, vedete com'è bella. Tra l'altro mi dovrebbero spiegare questa cassa qua, visto che qua nessun umano ci è mai venuto, ma chi ce l'ha messa? Ma forse è caduta dalla nave spaziale. Poi qua ci sta, vabbè, la bestia, si capisce, no? Perché questa è una bestia. Ci sto. Ma se troviamo pure il cartello Wanted.
Quella caverna sembra invitante. E andiamo nella caverna. No, sicuramente ci sarà il proprietario, però. Ho trovato una caverna. Dovrebbero starci i blindati. Procedo. La tempesta peggiora a vista d'occhio. Adesso sicuramente staremo qui per un po'. Ah no, non viene nessuno. Devi bere, brutta stronza. Forse si riprende, così ci fa un'altra volta da vendo. Come ti senti? Hai dormito per... Ehi. Io non... Non sentire le gambe. Mi spiace, Bailey. Perché non mi avete visa? Ta-da! Il mio gioiello! Dombrowski si è stuperato di nuovo. Che c'è? Che ho fatto stavolta? Oh. Mia figlia ha voluto che tu sopravvivessi e solo Dio sa per motivo. Uccidimi o sparisci dalla mia età. Gianna! È un fuoco quello là. Non siamo soli. Avverti gli altri. Vado a controllare. Allora, voce diario sbloccata, Bailey. Channa non ci dice più niente sicuramente, però può darsi che ne hanno aggiunti adesso. Infatti, questo qua niente. Ho visto così tanta sabbia. Ma questo qua mica vende, no? Non fa, non vende niente. Però per esempio questo qui, vediamo mod. Ustione. Ma com'era quella? C'era una cosa che... questo qui era esplosione e fusione. E quando mi costa 111 di ferro? Ah, basta cliccare e è fatto. Ma no, non l'ho messo. Bisogna premere anche qua per poterlo fare. Secondo me mettiamocelo, ragazzi, mettiamocelo. Perché se ci escono ancora quei cani e quei cosi, qua saranno tutte bestie. Da una parte, da un'altra parte emorragia, buono sul boss. Ah boh, emorragia, teniamoci emorragia, dai. Il vendor non c'è nessun vendor. Vediamo Tiago è buggato, abbiamo detto. Allora, ma facciamo una cosa. Andiamo un attimo
a Rift Town. Torniamo all'inizio. Ci serve un vendor, ragazzi, perché dobbiamo vendere la roba. Siamo pieni. Ma non è che le missioni secondarie. Sarai felice di sapere che i segugi si cagano ancora addosso a venire qui. Eccoti di nuovo. Le tue ossa mi sembrano stanche. Che cosa ti serve? Questo qui quanto costa? 10.000 frammenti qua. Noi tanti ne abbiamo. Comunque, vendiamo tutto quello. Seleziona. Tutto quello che non possiamo smontare con una mod. Vediamo quanti soldi ci facciamo, giusto per curiosità. Questo però è emorragia. Ce l'abbiamo. Forse emorragia cambia anche a seconda di tipo del fucile. Questi verdi possiamo vendere tutto. Ce l'abbiamo. E questo qui, tutta sta roba si può vendere. Quanto ci dà? 11.644, 8.000. Ma i frammenti si possono. Sono utilizzati per incrementare le caratteristiche specifiche dell'equipaggiamento e della creazione di oggetti. Si ottengono smontando armi e corazze, quindi. Grazie ancora per aver preso. Bisogna vedere un attimo. Esattamente come funzionano. Ok, è ora di andare a preparare il blindato. Questa è proprio una schifezza, proprio un vero schifo, ragazzi, perché non è possibile che per viaggiare uno dobbiamo andare da Jacob e due ci sono due livelli di mappa. Ok, scopri la fonte di luce in lontananza. Andiamo. Un'altra cosa, una volta che siamo arrivati al livello 30, cominciamo a fare un po' di multiplayer, dovrebbe diventare meno frustrante e più divertente. Blindati dalla sabbia. Posso farlo io, vecchio. Ah sì? Dov'è la fregatura? Nessuna fregatura. Con te c'è sempre una fregatura. E poi te ne vai senza motivo. Che ne dici di smetterla di fingere di conoscermi? E di far finta che ti importi di me? No, piccola cella. Lo so, sono stato un fottuto bastardo quando eri giovane. E lo sono ancora. Ma non sto fingendo nulla. Almeno è ammesso qualcosa. Allora? Sì, sì, d'accordo. Allora devi iniziare a... Lo so, pulire i filtri affinché il motore non si surriscaldi. Ma abbiamo fatto 3 metri e carica ancora un'altra volta. Questo è un boss, ragazzi. È un animale o una persona? Che cazzo? Roa Gratuic! Razza di nuovi demoni. Tiago, siamo sotto attacco. Dovete barricare la caverna. Tiago, mi ricevi? Dobbiamo andare a uccidere un po' di gente da quell'altra parte. Qui recuperiamo un po' di energia.
Un pezzo viola, ragazzi. Ma no, un fucile da cecchino viola. Questo sembra tipo Predator, sembrano questi nemici. Questo sanguinamento però non è che gli fa tanto male, eh? Ma che cosa? Jacob, il fuoco era una trappa. Dei era una trappa. Ha tirato qui. Mi ricevi? Jacob! Oh mio Dio! Andiamocene via da qui! Sopravvive l'imboscata. Dobbiamo andare. Torna al campo. Ma abbiamo finito i colpi. Sono tutti morti. August! August non fa niente. August nascosto. Ora amici... Presi? Sì. Li hanno presi? Sì. Sì. Mangiarelo. August sa, ti porta. Presto. No. Oh, è quella più scrausa che abbiamo. Ax non può, altrimenti come lo... Certo che però le potevano mettere a posto le cose, non hanno visto che i dialoghi saltano tutti quanti. Già fanno schifo. Perché quasi tutte le sequenze di intermezzo sono state fatte molto ma molto male. Oh, guarda questi che città che tengono. Li troverò. Quei cosi li hanno copiati dalle qualità Avatar. E scusami, abbiamo aumentato, siamo aumentati di un livello e non ci dà... Non ci dà i cosi qua, i punti abilità. Forse dopo ce ne dà due. Non ci ho dato manco questa qui. Ah no, ci ho dato squarcio temporale. Non lo so. Comunque questa classe non mi sta piacendo tanto. Sicuro siano ancora vive? Sì, ma fa presto. Quindi quelle bestie sono armate. Le avevi mai incontrate? Cosa sono? Sono fuoco. Odio. Salve. Cioè non gli facciamo assolutamente niente. Madonna.
Che, è come... Queste erano unità normali, ragazzi. E i boss come li facciamo? Aspetta un secondo. Questo è 1850, ma non possiamo sparare con quello. Oppure ci vogliamo provare? Proviamoci. Non ci facciamo nemmeno un po' di danno, ragazzi. Ma dai, ma che è sta schifezza? Chi è che ci ha fatto? All'interno della bolla si rallentano anche i colpi che ci lanciano. Guardate quanti colpi. Bello l'effetto però. Quello ci ha lanciato. Ah, ma forse questa qui funziona tipo una mitragliatrice a lungo raggio. Però non fa niente di danno. Non facciamo danno a questo coso. E ci abbiamo pochi colpi. Abbiamo fatto quello. E poi stabilità diciamo che è proprio quasi zero. E ora arriva pure il boss. Sì. Se dobbiamo scappare da qua, ragazzi, se no questo qua ci fa nero. Fa neri neri questo, ragazzi. Poi dove ce ne dobbiamo andare? Questo qua non è stato un buon posto per andarci, ragazzi, perché questo qua ci spawna dall'altra parte. Proviamo a scendercene qua dietro. No, 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 no. Ci resetta, ci resetta.
Sono troppo forti, ragazzi. Non... Quello là non lo vediamo. E poi ce ne stava un altro a sinistra in fondo. Ma quello sarà il boss. Stiamo finendo pure le munizioni, ragazzi. Fra poco arriva pure il boss. Eccolo là. Proviamo a sparare un poco così. Sì. No, no. Con questo coso qua ci abbiamo sanguinamento. No, 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 via, via, via.
Ma dove è andato quello? Mamma mia! Oh, un viola ragazzi, un viola! Oh, attenzione, questo qua può darsi che è una buona arma. Vediamo un attimo velocemente, un viola 2300! Come fucile d'assalto? Ma non ho capito, che è sto fucile? Potevamo leggere bene che facevo sto coso. Fa 38 di dot, che è buono. Guardatela quanto vita che gli toglie. Mamma mia! Qualunque cosa siano quelle creature, questo non è il loro villaggio. Non avrebbero mai potuto costruire un posto del genere. August, casa. È la casa di August, questa. Questa era casa tua. E quelle bestie l'hanno presa e distrutta. Sì. No. Non capisco. Che ne è stato della tua gente? Andati. August, però ci potresti anche far capire un poco meglio come funziona la cosa, no? Allora, 69. Oh, però aspetta, fermi un secondo. Questo qua portato a 15. Fuochi d'artificio, questo qui è quello buono. Il problema è che questo qui ha 15 metri di portata. Dobbiamo utilizzarle tutte e due, ragazzi, perché sennò non, qua sono tutti troppo forti, non andiamo avanti. Veramente abbiamo... Siamo arrivati tipo a un muro. Forse dovremmo fare qualche missione secondaria. Ehi,
Vedete, facciamo 8 di danno. No. Ma che c'è, un altro elite? Cioè il danno lo facciamo, però dobbiamo stare molto vicini con questa mitragliatrice. Ho cambiato pure il fucile quest'altro. Ok. Cerchini fedenti. Poi non basta l'abilità. Vedete, questo fa anche 616 di danno, sto coso. No! Ma come mai abbiamo preso fuoco? Guarda. Comunque, come avevo detto io, ragazzi, non... Oh, là ci sta un coso epico! Non siamo equipaggiati bene. Sono il problema che abbiamo è l'attrezzatura che... Non ce l'abbiamo. Qualcosa è perché non ce l'ha fatto prendere. Aspetta un secondo. Non ce l'ha fatto prendere. Ah no, forse ce l'ha fatto prendere, questo qua. Ah, schivata fantasma. E poi 800... è sempre meglio. Allora, vediamo un attimo. Che è sto giavellotto?
Ok. E vieni. Ma come non è possibile prendere le spalle? Bella questa cosa che invece la rotolata fa, questa specie di teletrasporto. Dobbiamo aggirare i cecchini. Ok, ma qua sono ancora un sacco. Come si può prendere il bersaglio alle spalle? Guarda quello, guarda. Scappa, scappa, scappa. Dobbiamo prendere, dobbiamo recuperare un po' di energia, ragazzi, in qualche modo. Il problema è che qua non ci riusciamo mai a spostare. Ok. Andiamo da quello, muori. Comunque adesso facciamo anche i colpi da 500. Prima facciamo i colpi da 70. Cioè, che speranza tenevamo? Poi contro quella elite là. Dove sta quest'altro? Faccio un coso viola. No, verde, viola. Potrebbe essere anche ora che il gioco prende un attimo pace e ci comincia a dare un po' di roba più di alto livello. Perché qua siamo proprio inguaiati. Sfossiamo il carro. Per spostare un coso di legno che pesa 2 kg ho dovuto fare tutto questo. Comunque non ce la facciamo, sono ragionevolmente convinto. Sì.
Abbiamo finito anche l'abbiamo fatto male. Branca del Supremo Signore. Però c'è l'amico suo là dietro. Se facciamo congelare siamo morti. Ma l'abbiamo fatto, no? Si è teletrasportato pure lui. Viola. Non capisco perché a volte facciamo 70 colpi, cioè 70 danni, e certe volte facciamo 500 danni. Ricarichiamo. Questo qua c'ha pure, come si dice, il dot. No! Se riuscissimo a mettercelo. Qua c'è messo pure uno. Guarda là, 46 di dotto. Tutti quanti organizzati, stavano tutti da là dietro. No, si sta spegnendo lo schermo. No, non ti spegne lo schermo. Mannaggia. Ma che cosa che salva l'energia dello schermo mentre
Stai giocando, questo dice. Lo schermo si spegnerà tra 5 secondi. Quell'altro là non so se l'abbiamo fatto, ma non credo. E vedi. Secondo me è rimasto solamente quell'ultimo cacciatore. No, pure il guerriero là. Salva il tuo equipaggio. Andiamo. Però abbiamo preso due viola, ragazzi. Quindi andiamo, vediamo un attimo l'inventario, come siamo messi. Dove li abbiamo presi questi viola? 9,38. Aumenta i danni critici del 50% del valore della tua penetrazione di esistenza. Non fa niente. Ce lo pigliamo com'è, ragazzi, perché... questo lo smontiamo. 7,13. Questo lo smontiamo. Questo niente. 6,15 smontiamo. Smontiamo. Ma questo è 1009. Questi stanno... ricaricando l'arma infligge ustione ai nemici precedentemente colpiti con essa. Ah, il primo colpo dopo ogni ricarica ha una penetrazione di corazza aumentata del 30%, perciò ci facciamo tutto quel danno. E invece questo qua, a questo genera un'esplosione. Eh no, andiamo avanti così, vediamo come siamo messi, va. Boss, andiamo. Ce ne sta pure un altro, ragazzi, eh? No! Generate un'esplosione, dai, forza! Perfetto, secondo me quel coso là lo dobbiamo fare così. No! Questi mi hanno colpito mentre ero distratto. E questo perché c'è questo colore strano? Ah, perché era blu e verde. Salva il tuo equipaggio. Quindi questa sezione qua, questa è un'altra cosa blu. Draghi del Supremo Signore. Ma una cassa fetente, eccola da qua, dammi una cosa buona, dai! 2007. Allora, vediamo un attimo, 2007, 6,95, niente. Non mi sono preso questo, niente, 7,13.
7:34 con lama temporale, che non ci abbiamo nessuno di tutte e due, però dovremmo vedere anche queste altre caratteristiche, non solo l'armatura. Però per adesso andiamo così. 7:11 il coltello del cacciatore, fendenti ciclonici. 7:11. Questo 2007 questo secondo me è meglio, c'ha più portata, danni critici, danni a lungo raggio, cure ricevute, penetrazione corazza 15%, danni a corto raggio, cure ricevute. Secondo me mettiamo questo per adesso, però questo qua non lo buttiamo, perché abbiamo 15% in più di critico e poi 16% in più di danni critici. L'unica cosa è che questo qua c'è 15% di penetrazione corazza, che visto che siamo molto bassi probabilmente fa più danno, eh? Bisognerebbe fare entra sul monastero nella collina, ci sarà un minimo di filmato. Hanno preso Channa! È alle fosse! Questo tale e quale a Predator, però l'hanno... hanno scopiazzati uguali! Indietro, cazzo di affetto! Ah, adesso muore Jacob. Ma noi che stiamo facendo in tutto ciò? Mi fai sempre finire nei guai, eh? Channa! Via da qui! Presto! Questo sarà un boss? Sì. Raballiamo, bastato! Jacob! Cazzo! Oh! Ma che fa con quella cosa? Ma no, dai. Vabbè, bisogna iniziare con questo qua. Comunque questo lo vedo tosto perché ci fa proprio tanto male.
Oh no, vai vai! Colpi fulmini, ragazzi, è l'abilità che ci distrugge. Anche questa. Però se colpi fulmini, poi colpi fulmini, channeling l'abilità, si incanala, quindi come incomincia a fare subito, se dobbiamo scappare. Vediamo. Ma quando ci acchiappa comunque? Ma come devo fare? Innanzitutto cambiamo con questo. Ci dobbiamo, forse ci dobbiamo tenere dietro alle colonne, ma quello comunque si teletrasporta. Ma che... Dove è andato? Questo è il boss. E vedi. Va bene. Che si ferma? Ancora.
Quindi comunque finisce colpi fulminei, si trasporta qua. Colpi fulmine. No. Dove è andato? Abbiamo dovuto fare così, ragazzi, perché mi serviva un poco più di vita. Non ci abbiamo messo manco un dot, mannaggia. Va. No, ragazzi, secondo me è troppo difficile. Abbassiamo il livello del mondo. Cazzo!
Era proprio impossibile, dai. Ce la potevamo pure fare, però ci voleva troppo tempo. Cioè, ho capito che ci sta la sfida, però. Torno al campo e seppellisci Jacob. Maschera del patriarca. Outrider, siamo tornati al convoglio. Ti stiamo aspettando. Azzo, abbiamo sbagliato, ragazzi, devo questo qua. Lo dovevamo fare. Ma boh, è uguale. Guardate qualche arma. No, 38, 7,34. 7,11, 8,42. Li mettiamo a difficile. No, ma se lo sapevo che dava il leggendario, lo lasciavo a difficile. Anche se comunque il leggendario poi alla fine per un paio di livelli lo teniamo, non è che. Credevo che sarebbe sopravvissuto a qualsiasi cosa. Mia madre diceva sempre che era l'unico Outrider di Enoch ancora vivo. E che era fuggito dalla Caravel quando la Terra stava morendo. Classico. Ma perché proprio lui? Tu lo sai? Sai qual era il suo porto? Suo portafortuna? Io pensavo che fregarsene sempre di ogni cosa lo avrebbe protetto. Beh, io immagino che alla fine di qualcuno gli fregasse. Bene, bene. Riesci a crederci? Sembra che la sedia a rotelle del vecchio sia molto pratica. Proseguendo, la situazione potrà soltanto peggiorare. Se qualcuno vuole tornare indietro, lo faccia ora. Io ho una missione. Troverò quel segnale. Qualcuno deve guidare. Ah, quindi adesso Channa diventa quello che porta in mezzo. Channa, fammi sapere quando sei pronta. Cos'è? Interessante. Zaidi, ho trovato delle incisioni antiche. Sembrano come dei geroglifici lasciati dal popolo di August. Gli su, gli su. Ti dicono qualcosa? Non è esattamente il mio campo. Beh, forse puoi trovare altre incisioni intorno al villaggio. Se riesco a decifrarne qualcuna, potremmo scoprire di più sulla loro storia. Ok, darò un'occhiata. Allora, questo qua sicuramente non ci vuole dire niente. Piago. Auguste è affranto per quanto si sia reso utile. Gli ho fatto notare che ci ha portato l'Outrider. Vedi? Adesso vediamo un po' di roba. Vediamo come va. Volevo solo essere forte. E ora mi sembra un incubo. Dai. In fondo sei viva. Quindi, dimmi che senso ha?
Non ne ho idea. Però, meglio di niente. Nella visione, ci sei anche tu. È riuscita a farti credere a quelle stronzate, eh? Non conta cosa credo io. Che a te piaccia oppure no, arriverai alla fine. E non perché ti ci porterà qualcuno. Vabbè. Vediamo un attimo. Quindi... Quindi questi qua non li possiamo vendere, perché sicuramente tengono... Le dobbiamo smantellare, tra le altre cose. Smantelliamo. Questa roba qua, vendiamo tutto. Ok. Tra le altre cose, ragazzi, smantelliamo pure... Questo qua no, perché mi dispiace. Questo smantelliamo. Queste due penso che le possiamo smantellare, ma giusto per essere assolutamente certi. Per adesso non li smantelliamo. Poi, qua non ci sta più. Questo qua dobbiamo estrarre le abilità. Estraiamo l'abilità. Ogni allenato a corto raggio riceve 1392 punti di corazza. Ma quando? Sempre. Ok. Vediamo Channa che dice. Channa sicuramente ci fa qualche dialogo. Ciao Notorious. Ma come, c'è morto il padre? Non tiene nemmeno... No, no, ci sei finito Phoenix Rising. Prepariamo sto blindato. Noi stiamo qua, però... Ah, però guardate qui, da qui, dal portale alle dune. Qua ci sta ancora tutto questo pezzo di mappa. Anche se adesso stiamo andando avanti molto velocemente, perché da qua facevamo pochi passi alla volta. Invece qua abbiamo fatto mezzo schermo in una sola volta. Solo che adesso ci siamo spostati... giù. Attraversando il deserto hai trovato una fila di veicoli militari umani distrutti. Ma veramente, io non ho mai visto uno. Ma no, i carri abbiamo visto, ma quelli non erano umani. O forse li incontriamo adesso. Sono i nostri blindati. Nessuna spedizione mai sopravvissuta alla foresta. Sono caduti dalla nave. Non è possibile. Se venivano dalla foresta, andavano dalla parte sbagliata. No. Guardate. Non sono nostri. Nemici, allora? Oh mio. Quelle sono celle di carburante. Non ho mai visto una tecnologia così avanzata. Chi diavolo erano? Non si capisce niente. Chiunque fossero, hanno perso. È stato un massacro. Non possiamo stare qui. Channa, ci servono, raggiungiamo quelle rocce. Comunque ragazzi, secondo me, sapete qual è il problema? È che non abbiamo fatto nemmeno una missione secondaria. Questo è il problema. Queste qua non le prendiamo. Però freddo calcolo, i danni delle armi aumentano dell'8% per ogni nemico a corto raggio. E questo l'abbiamo sconfitto un sacco di tempo fa. Magari chissà che ricompense ci ha dato.
Aspetta, 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 non ce l'ha data. Ok. È la mia impressione oppure sembra che le tempeste ci stiano seguendo? Sì, c'è qualcosa di strano. Stai indietro mentre sgombro la via. Non capisco. Come hanno fatto i ribelli a prendere delle celle a fusione funzionanti? Quelli non erano ribelli. Chiunque fossero, probabilmente la loro elettronica funzionava qui nel deserto tanto tempo fa. Quindi chi diavolo erano? Magari sono arrivati dalla Flores, come noi. Comunque ragazzi, sapete che sto pensando? Secondo me è proprio questo il problema. C'era una missione segreta totalmente slegata dalla nostra. Non so, mi sembra assurdo. Esiste una spiegazione non assurda? Beh, effettivamente no. Ma dove sta il nostro campo? Vabbè, andiamo più avanti perché sennò è impossibile qua. Ah no, sta qua il campo. Non c'è il campo perché questi stanno dentro al carro armato. E quindi dobbiamo andare avanti, eh. No. L'accio del malaugurio che ci ha lasciato solo cuoio. Non ci dà il GPS. Là ho visto una cosa muoversi. Ragazzi, per qualche motivo quell'altro coso non leggendario mi sembra che faceva più danni. Perché non si abbassa questo? Li andiamo a prendere da dietro. Quando siete bravi tutti e tre con i fucili da cecchini qua dietro. Una cassa. Hai un epico. Ma che? Oh, hai visto? Questi qui si teletrasportano, cioè hanno pure loro il potere per... Prendiamo questo pezzo di ferro, ah. Questo è il ferro del deserto. Sarà di più abbondante? 4,54. Ne dà di più, però non tanto di più, perché all'inizio del gioco il ferro normale... Dobbiamo vedere che cos'è quel debuff con l'occhio. Vediamo un secondo. Lo mette questo. Danni condivisi definitivi. I colpi raggiungono fino a 4 nemici concatenati. Infliggete un 40%. August è stato più silenzioso del solito. I colpi infliggono vulnerabilità. Ma c'era sempre curiosità nei suoi occhi. Ora vedo solo terrore. Non so perché.
Adesso proviamo, vediamo anche un'altra cosa. È lungo il fatto. Il problema è che... No, adesso mettiamo un campo. Allora, se andiamo su Enoch, ci sono due locazioni nella valle che non abbiamo fatto, che sono quelle lì delle quest. E poi c'è il deserto, quindi una volta finito il deserto, ragazzi, secondo me siamo vicini alla fine. Ho trovato un riparo. Quella Jack, caverna? portaci tutti dentro. Qualche cosa strana. Prima ci ha dato quell'uccello e poi ci ha dato Dottore, i usaremo mostri l'oggetto di normali. tempesta. Non è una terra. Non è una tempesta. E che cos'è? Guarda, c'è qualcuno. Ma quello non è il bastardo che ha ucciso Jacob. Tu sai proprio far incazzare la gente. Quello stronzo si vuole arrendere. Neanche Ma non io. era quello che avevamo ucciso. La prossima volta lo ammazzo. Guarda, ho trovato qualcosa. Una specie di avamposto. Sembra umano. Vedi l'antenna blu? Potrò tracciare il segnale. Allora, adesso dobbiamo provare a fare una cosa, ragazzi. Innanzitutto prendiamo la quest da questa, vediamo che cosa vuole. Ah, dice che sicuramente ci dirà che dobbiamo vendicare. Ci avranno messo mano i selvaggi. Ho dato un'occhiata a quei veicoli. Mai viste armi del genere. Non gli sono servite a molto. Già, ma servono a noi. Cosa hai in mente? Forse l'alimentazione si è interrotta nell'attacco. Se recuperi dei pezzi, posso unirli e farci qualcosa di interessante. Dici davvero? Il mio vecchio mi ha insegnato qualche trucco. Bellissimo Phoenix Rising. Sarebbe fiero di te. Beh, hai preso anche i DLC. Tanti sono rimasti intrappolati nei loro veicoli e sono bruciati vivi. Che morte orribile. Chi diavolo erano? Voglio fare una cosa, ragazzi. Allora, andiamo a Rift Town. Questo c'è qualcun altro che ci dà. Ma scusa, com'è possibile che ci danno ancora le quest qua dentro? Missioni locali. Esce e va in prima linea. Animazione per uscire. Ah, c'è una missione wanted qua. Ma Sarà interessante questo ce l'ha. sfruttare le mie abilità. Questo coso qua già l'avevamo preso da qualche parte. La testa di nessuno. Allora, però adesso se facciamo M. Calma, soldato. Non capisci. C'era mio fratello. C'erano un sacco di fratelli. Concentrati o ti sparerò io stessa, hai capito? Andiamo. Allora, lo so come bisogna fare. Noi adesso siamo qua. Non si può mettere nemmeno il segnalibro, ragazzi, qua. Però, visto che facciamo un esperimento scientifico, oh, guardate, lì ci stanno anche dei cosi. Quando arrivate lassù non vi fermate, restate. I piedi asciutti, le armi lontane dal Proviamo un fuoco. attimo così.
Giusto per vedere se ci sono ancora nemici. Ci sono ancora i nemici. Ma perché non spara? Perché tengo l'arma sbagliata. Ma va, va. Oh, yeah, yeah. E sono di livello... Guardate, questi nemici qui sono molto più semplici da fare fuori quegli altri che stanno dall'altra parte. Quindi i nemici diventano più forti. Invece io divento sempre più debole. Non ci dobbiamo buttare così. Adesso però ci dobbiamo spostare perché là ci hanno buttato una granata. Ok. Allora, adesso qua ci stava quello che ci dava la missione. E questa missione... Cosa è successo? Che cazzo pensi sia successo? Questa già l'avevamo fatta. Già, è davvero una bella cosa. Ah, perciò ci dà... ok. Però ci manca una missione, che è questa qua. Il perforatore. E come facciamo ad arrivarci? Ce lo dice il gioco. Elimina il bersaglio. Ma scusami, ma questo qua non l'avevamo già fatto? Questo è il perforatore. Naturalmente adesso moriamo sicuramente perché... Okay.
Mettiamoci due d'otto, eh. Mamma mia. Aspetta, aspetta, adesso. Adesso lo facciamo. Non lo facciamo, ragazzi, non lo facciamo. Ma dov'è? Oh, comunque sono orati i colpi, guardate. Quello sta dietro a noi. Ok, teoricamente non dovrebbe uscire più nessuno, no? Quindi quello là, poi ci mettiamo due dot, dovrebbe morire. Stanno arrivando quelli da dietro però. Ma chi è? Ci sta uno dietro che mi sta uccidendo. Animale. Beh, ce l'abbiamo fatta. Vediamo questo che ci dà. Tieni premuto per eliminare. Comunque pure questi sono difficili. Perché anche i nemici che stanno nella prima zona hanno scalato. Ok, adesso come facciamo a reclamare la ricompensa da... vediamo adesso se ci dà sempre 170 di ferro oppure ce ne dà di più. Secondo me ce ne dà di più. 261. Cioè, guardate, adesso per andare a prendere la ricompensa è una cosa difficilissima. Teoricamente uno
Torna al tracciamento della missione principale. E perché? Cioè, per poter consegnare questa quest, devo fare... Mi devo rifare tutta la mappa al contrario. Poi arrivo qua, poi devo andare a Trench Town. Poi mi devo vedere l'animazione, naturalmente. Penso che la devono aggiustare questa cosa. Chi è così idiota? Ebbene, sarai felice di sapere. Ok, da questa parte. Ma il problema grosso, ci deve essere qualcosa che non va. Allora, quindi abbiamo detto dobbiamo andare a Trench Town, eccolo. E poi dobbiamo andare là, al saloon. Tieni d'occhio il cielo. E là ci sta un altro che dà una quest. Occhio, non calpestare il vomito. Allora, il tizio dovrebbe stare qua. L'affare continuerà a farci piovere missili addosso. Non dice niente, salta. Il sistema di lancio... E questo l'abbiamo fatto già. I missili dannati non sono più un problema. Hai violato la... Così sembrerebbe. Ci dà un'altra volta... Ah, guardate, qui vi dice anche se ce l'avete questa cosa. Quindi prendiamo per adesso questa. Però io non mi ricordo che l'avevo fatta questa quest. Cioè, mi ricordo che l'avevo fatta e l'avevo già. Sono qui per chiudere un contratto. Perforatore. Cioè, noi ci abbiamo... L'arma leggendaria che abbiamo fa 3000 danni. Non fa 3000 danni. Questa fa 3000 danni. E poi i colpi letali contro i nemici congelati li fanno esplodere, però dobbiamo prima congelare. Prendiamo questo qua. È un piacere fare affari. Cioè, livello 23, noi siamo a livello 25, dovremmo fare 3000 danni, invece ne facciamo 2000, perciò non andiamo avanti, ragazzi. Facciamo troppo poco danno, cioè abbiamo troppo poca armatura, guarda qua. Usciamo un attimo fuori, che ci sta una quest. Dammi da bere, muoio di sete. Dove si esce fuori qua? Da quella parte. Qua come mai non l'abbiamo presa? A nessuno importano i problemi di una povera vecchia. Ma mo sono arrivato. Oh, chi va là? Pablo, sei tu? No, non sono Pablo. Oh.
Perdonami, tesoro. Sono Atta. Ah, la vita è dura e il mondo è crudele. Ho avuto altri ospiti da poco che mi hanno lasciata con l'amaro in bocca. Hai freddo? Posso darti qualcosa? No, stavo solo... Sciocchezze! Ho della zuppa calda in pentola. Ti prendo una tazza. Questi ospiti ti danno problemi? Una giovane coppia disertori di guerra. La donna era incinta. Non potevo certo lasciarli al freddo e al gelo. No, li ho nascosti alle autorità. Ho corso il rischio. E come dicono sempre, la cara vecchia Atta è fin troppo gentile. Mi hanno derubata. Hanno il mio anello, la collana, le ultime cose che avevo della terra, dei regali del mio defunto marito. Non voglio far loro del male. Ah, mi interessa soltanto ciò che hanno preso. Darei davvero qualunque cosa per riaverli indietro. Accetta. Perché no? Non ho di meglio da fare. E la zuppa? Vediamo un attimo. Una zuppa calda va bene. Ecco qui per te. Attenzione alle ossa, tesoro. La zuppa scalda gli animi, ma un ossicino può ucciderti. Esattamente come la vita, insomma. Ok. Questo ci dà la zuppa. Quindi, gioielli di famiglia. Facciamo un attimo questo qua. Missioni locali, gioielli tracciata. Vediamo dove dobbiamo andare. Sbaglio, le razioni si fanno sempre... Tra l'altro dovremmo parlare anche con questo. Sta facendo quella mutazione. Ah no, questo ci ha dato una quest, adesso mi ricordo. Cerca la coppia nella foresta. È la foresta. Poi dopo dobbiamo tornare a Trench Town. Noi siamo qui e dobbiamo andare qui nel campo di taglialegna. Teletrasportiamoci. Come facciamo a teletrasportarci? Ok, poi ci dice che ci dobbiamo teletrasportare qua, penso. E poi in questo di taglialegna. Nota di Gabriel. Sembrerebbe il tizio che stavo cercando. La sua ragazza non può essere lontana. Oh, guardate lì, ma qui già ci siamo venuti. Questo però è un fucile da cecchino, ragazzi. Thank you.
4.700 ci abbiamo fatto a quelli. Il problema è che dobbiamo un attimo. Questi ci stanno pure accerchiando. Aspetta, non è che possiamo fare tre. Questo è un boss, ragazzi, tra le altre cose. No. Quello era un boss. Questo qua li possiamo fare così, però poi dobbiamo subito trovare una copertura e ce ne dobbiamo andare. Perché non l'abbiamo fatto? Quello ci spara la bomba, se l'è sparata addosso, non ho capito. Ma questo coso fa un danno esagerato. Colpito. Dai, sparami. L'abbiamo colpito sulla pistola. Il problema di quest'arma è che non penso che la possiamo usare in maniera consistente, perché la maggior parte degli incontri non sono così. Dovrebbe uscire il boss. Che non è nessuno di questi stavolta. Quello è il boss. Thank you.
Ma è morto. Ma mica era questo. L'abbiamo spezzato, ragazzi. Qua ci sta pure un diario. Comunque, quello che stavo pensando. Scusa, ma Daisy dove sta? Ma ragazzi, la potenza di fuoco di questo fa paura. Non mi dire che è morta Daisy. È morta. 214.000 di esperienza. Vediamo quanta esperienza ci dà questa qui. Questa quest secondaria. Seguito nella foresta. Ah no, ho proseguito. Comunque ricordiamoci 214. Quindi dobbiamo scendere per questo, ok. Entra nell'area i gioielli di famiglia. 214.000. E sono 10.000 per finire. Quest'arma qui tiene anche i proiettili che rimbalzano, quindi quando faccio male a qualcuno i colpi rimbalzano pure sugli altri nemici, se non mi sbaglio. Poi stanno i Stinger pure. Qua non ci siamo mai venuti. Quelle cose velenoso. Là c'è un altro coso velenoso.
Tra l'altro, se non mi sbaglio, quel fucile da cecchino lascia pure il dot. Sono ragionevolmente certo. Esamina i resti. È morta Daisy, sicuramente. O no? Andiamo avanti. Comunque sono convinto che questo fucile fa troppo poco danno per il livello a cui siamo. Con tutto che è leggendario. Stinger. Facciamo così, guarda. Perfetto. Gioco, dammi qualche cosa. Le munizioni non è che mi servono proprio tantissimo. Beh sì, grazie anche per quello. Qua non si butta niente, però una bella arma. Comunque siamo a 214. Come mai siamo quasi morti? Impulso. No, un altro Stinger, pure questi costi. Spassati, spassati. Ma scusa, ma giusto per capire, ma insomma... Ok. Ma questa è Daisy. Perfetto. Adesso siamo partiti di 214.000 di energia e di esperienza. È Daisy, poveraccia. La vecchia ha preso tutto quello che avevano. Io e lei dovremo fare quattro chiacchiere. Ok, boh, per andare là è una cosa incredibile, ragazzi. Perché per andare là devo andare un attimo al campo. Poi devo andare a parlare con quest'altra qua.
No, no, questa, questa. Poi devo dire prepari il blindato. Poi devo andare su quest'altra mazza. Ma a parte la mappa dobbiamo andare a Trench Town. Poi da Trench Town dobbiamo andare a trovare Otta. Le bestie! E speriamo che ci sia qualcosa. Ho fatto molto per loro. Due creature così che non sia la zuppa, però. Eccoti, tesoro. Ti andrebbe altra zuppa calda? No, grazie. Puoi smettere di fingere. Come dici, tesoro? Le mie povere orecchie hanno ceduto. Non saprei dire se è per colpa delle bombe o dell'età. Chi lo sa? Basta cazzate. Hai preso tutto ciò che avevano. Li hai inseguiti fino a ucciderli e non ti è neppure bastato. Beh, cosa ti aspettavi? Questo mondo ci logora. Ci toglie tutto. Non sono peggio di tutti gli altri là fuori. Ti prego. Dimmi cosa vuoi. Tutto ciò che hai preso. E che non trufferai più nessuno. O ti affogo nel tuo cazzo di brodo. Che dobbiamo prendere? Riduzione tempi di recupero 4%, assorbimento con abilità 2,33. Prendiamo questo. Ah, ma le missioni si possono, le missioni secondarie si possono rigiocare. Comunque questo fucile qua, 2008. È meglio di questo. Sicuramente. Ragazzi, per oggi abbiamo finito. Noi ci vediamo, penso, domani per una nuova puntata del Let's Play di Outriders. Forse riusciamo a arrivare. Ah, ci ha dato manco 2000 di esperienza lì, ragazzi, vedi? Eravamo partiti con 214, siamo. Poi eravamo tipo 214 e 4, stiamo a 216 e 2. Quindi non danno tanta esperienza. E forse è molto probabile che il gioco così dice che devi giocare. Nel senso che a livello del mondo 4 o 5 ce la puoi pure fare, però è proprio tosta. Anche perché le ricompense... No, forse se giochi a livello del mondo 5... Aspetta, vediamo. Perché guardate, a normale... Livello oggetto 0, livello oggetto più 1 e questo è a livello oggetto più 2. Quindi quando sei a livello 25 ti droppa gli oggetti di livello 27. Però il problema è che la salute che hai è sempre uno schifo. Quindi non lo so. Vabbè. Ragazzi, detto tutto ciò, io vi lascio e noi ci vediamo domani per un'altra puntata del Let's Play di Outriders. Ciao!